mai notato una piccola breve come il nome Sorrento si lega bene con la sonorità delle parole inglesi? E questo probabilmente è un tema da approfondire, probabilmente c'è anche un legame con la nostra ospitalità turistica verso gli inglesi. Sorrento de Romans, un romanzo storico che il nostro poliedrico professore ci ha regalato. Io nel riannodare le file, lo facevo ieri sera nella vita vissuta insieme a Raffaele Lauro, ho scoperto che mi ha sempre sorpreso. Cioè noi abbiamo cominciato tantissimi anni fa, non lo dico quanti perché sono veramente tanti, e dalle lezioni nel suo studio a Via Capo, all'impegno amministrativo per Sorrento, alle lauree una dopo l'altra che quasi non si contavano, all'impegno istituzionale ad altissimo livello al servizio delle istituzioni, all'impegno politico, all'impegno letterario. C'è come la sensazione è quella di ruotare una corda dove alla fine ti resta sempre il cavo principale, diciamo così, che ricomincia un'altra corda che è più robusta e solida di quella di prima. C'è una sensazione che solo chi, insomma, che ha avuto la fortuna come me, come tanti altri amici, vedi qua, di vivere a strettissimo contatto con lui, è una sorpresa dopo l'altra, una sorpresa dopo l'altra. Questo non è il primo libro di Raffaele Lauro, lo sapete tutti. Lui ci ha regalato tantissime cose. Ho omesso di dire l'impegno cinematografico, ho omesso di dire tantissime altre cose, ma nel campo letterario ha avuto veramente la capacità di farci accostare alla nostra terra in maniera, con un approccio diverso. E questi sono gli ultimi lavori, sia la trilogia che ha ricostruito un ambiente sorrentino probabilmente destinato a finire nel dimenticatoio, sia questo dove con personaggi di fantasia e abilmente ricollocati con cognomi, diciamo, a noi abbastanza usuali per noi, con personaggi di fantasia è riuscito a farci vivere la penisola sorrentina e i luoghi della penisola sorrentina, questa è la cosa più bella, i luoghi della penisola sorrentina in maniera completamente diversa. Sorrento de Romans è un libro che va letto innanzitutto, è un libro che va letto e che va letto con la mente sgombra. L'impegno non è facile, cioè non è un libro che si può leggere in un'ora seduto sul divano, è un libro che va letto con la mente sgombra perché va ricollocato, va, per un sorrentino va meditato. Questa è quella almeno la sensazione che ho provato io. Ora devo dire alcune cose importantissime perché non vorrei essere ripreso a fine conversazione. Ho detto un romanzo storico dove personaggi di fantasia sono stati collocati in una vicenda che poi invece si svolge su un canovaccio che ha un legame con la storia solidissimo, tant'è che le fonti del romanzo sono gli atti di successione dei notai per i morti presunti, un attento studio è stato fatto su questo filone, il secondo filone sono le relazioni dei vescovi di Sorrento al Papa e il terzo le relazioni degli ambasciatori veneti presso i sultanati di Istanbul. Ecco, questi sono stati tre canovacci, il prof penso di aver detto bene, sono stati tre canovacci che hanno guidato la parte storica del romanzo. Io non vado oltre nel romanzo perché poi abbiamo autorevolissimi relatori che ve ne parleranno molto più approfonditamente di me. Prima di iniziare però devo dare la parola a Don Carmine che
ci leggerà un messaggio dell'arcivescovo, del nostro arcivescovo di Sorrento e Castellammare. Non potendo essere presente alla presentazione dell'ultima opera del senatore Raffaele Lauro, esprimo la mia stima e gratitudine per questo nuovo e significativo contributo al dibattito su un tema di urgente attualità. Il romanzo storico dal titolo Sorrento The Romance rimanda da una parte alla storia delle nostre terre, la cui bellezza naturale è nota in tutto il mondo, e dall'altra a quello scontro tra civiltà che oggi attende di essere decisamente superato. La riflessione si fa pacata e profonda. Le grandi religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islamismo, possono, anzi devono dialogare tra di loro e contribuire così alla costruzione di una società nuova, più giusta e fraterna. L'esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, pubblicata nei giorni scorsi, riporta il forte e coraggioso appello del Vescovo di Roma perché cadano i pregiudizi da una parte e dall'altra e impariamo insieme, cristiani e musulmani, a percorrere le vie della pace. Possa anche questo lavoro essere di stimolo e incoraggiamento per un compito al quale nessuno di noi vorrà sottrarsi, soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni. Per tutti, ma in particolare per i giovani, risuona il monito del Papa a non lasciarci rubare la speranza. Don Franco, fratello vescovo. L'essenza proprio del romanzo. Come dire, alla fine della lettura di questo libro vi accorgerete che proprio perché è stato scritto con un attento riferimento storico, che non c'è una vera e propria presa di posizione per esempio del cristianesimo sull'Islam o viceversa, ma è una lettura di due realtà che si sono combattute in maniera, come vedrete, tragica, soprattutto per il nostro territorio. Partiamo quindi con la presentazione, ma prima di dare la parola ai relatori, porto il saluto di Teresa Armato, la mia collega, che purtroppo non è potuta intervenire, prevista dai relatori, non è potuta intervenire perché ha letto ammalata con la febbre. Si è scusata moltissimo, ci teneva tanto a questo evento, ma parteciperà a uno degli altri già in programma. Va bene, allora prima di parlare proprio del libro, vediamo un filmato. Tra le vittime di Raffaele per questo omaggio c'è una giovane mente sorrentina, Mauro Siniscalchi. Ha veramente delle capacità incredibili per quanto riguarda la gestione dello strumento informatico, assecondare tutte le idee di Raffaele, magari alle 6 del mattino o alle 23 di sera, non è un fatto facile. Mauro con la sua pazienza si è riuscito e guardate che risultato, grazie. Il sito è in doppia versione, italiana e inglese. Thank you.
In home si troverà la copertina del romanzo e si potrà subito acquistare l'opera, in formato cartaceo oppure in formato ebook. In autore si potrà leggere la biografia narrativa dell'autore, con le 9 opere narrative precedenti debitamente commentate. Si potrà approfondire anche la biografia, politica e istituzionale dell'autore, visitando il sito personale. Nello stesso link si potrà acquistare, in formato ebook, ogni singola opera precedente. Nella trama si potranno leggere le sintesi dei 14 capitoli del romanzo e accedere al corredo iconografico dei personaggi storici e dei luoghi. In mappe interattive si potranno seguire le singole tappe dell'assalto turco di Massalubrense e del sacco di Sorrento. In stemmi araldici si potranno ammirare le armi dei personaggi storici. In colture e cibi si potranno scoprire le colture dell'arancio e del limone, il cibo dei sorrentini del secolo XVI, nonché le ricette, la cucina dei sultani di Istanbul. In itinerari turistici si scopriranno le immagini dei luoghi del romanzo e tutte le bellezze naturali della penisola sorrentina. Le news contengono notizie passate, presenti e future sulle presentazioni pubbliche dell'opera e le interviste all'autore. Il lettore potrà contattare via email direttamente l'autore. Le tappe del viaggio esistenziale di Marino Correale sono segnate su un portolano del secolo XVI e commentate musicalmente dall'incipit della Quarta Sinfonia di Tchaikovsky.
attimo qua perché l'applauso lo vogliamo fare, deviso. La bravura tecnica di Mauro la conoscevamo, la pazienza l'abbiamo cominciato ad apprezzare da oggi. Grazie Mauro. Allora, partiamo con gli interventi. Il primo è quello di Maria Teresa De Angelis, assessore alla cultura del Comune di Sorrento. Prego Maria Teresa. Saluto tutti, saluto le associazioni presenti in sala e i ragazzi, gli alunni del liceo scientifico Salvemini con i loro accompagnatori. Come assessore alla cultura del Comune di Sorrento sono abituata frequentemente alle manifestazioni delle attività culturali e alle presentazioni di libri, ma oggi vi devo confessare che sono orgogliosa ma nel contempo anche emozionata. Orgogliosa perché il libro del professore Raffaele Lauro esprime concetti, sensazioni, sentimenti che vanno ben oltre la valenza che di un tipico romanzo storico. Sono emozionata perché vado a ritroso nel tempo, quando il professore Lauro mi spiegava la storia e la geografia degli ultimi 3 anni del mio liceo classico, quindi mi ritornano alla mente piacevoli ricordi. Certamente non sarò io a entrare nel merito del contenuto dell'opera, ma lo assolveranno sicuramente questo compito i relatori che vi succederanno negli interventi. Voglio però ringraziare il professore Lauro perché mi ha restituito il piacere di leggere un libro veramente bello, perché la sua pubblicazione è ricca di pathos, di intrighi, di tinte forti, ma soprattutto di storie intrecciate in modo armonioso. Ci ha fatto conoscere la Sorrento, la nostra città di 500 anni fa, una Sorrento dove la nostra bellissima Piazza Tasso non esisteva e il percorso del vallone dei mulini scendeva, andava direttamente, raggiungeva direttamente la Marina Piccola, quando il nostro porto, il nostro bellissimo porto, non era neanche abbozzato. E ancora adiacente alla porta principale della nostra città si ergeva un castello. Io non voglio sottrarre certamente altro tempo agli illustri relatori che sono qui con noi, ma voglio concludere. Grazie professore Lauro, grazie per averci donato ancora una volta a noi, alla nostra città e alla sua città un'altra opera preziosa del suo versatile genio. Grazie. Prima di vederli in libreria o prima di, come dire, di paginarli, passano al severo esame del professore Ferrari. Una vasta esperienza nel mondo della scuola e una grande cultura. Prego, Salvatore. Sindaco, autorità, signore e signori, è con vivo piacere, grande affetto che siamo oggi qui convenuti a Sorrento, in questa magnifica sala, un tempo refettorio dei Padri Teatini, per rendere omaggio ad un illustre concittadino che ancora una volta ci sorprende per le sue attività e questa volta per un romanzo interessante dedicato a Sorrento, Sorrento del romanzo. Ovviamente dire a voi sorrentini di Raffaele Lauro sarebbe un'impresa. Ricordo solamente che lui mi è caro perché è stato docente del liceo scientifico di Sorrento,
il Salvemini, prefetto della Repubblica, senatore, autore di 10 romanzi, giornalista, pubblicista e altre cose che risparmiano, e le diranno altri relatori che si alterneranno oggi in questa solenne e suggestiva presentazione dell'opera, la prima di tante manifestazioni, a parte quella avvenuta al Senato a Roma, la prima di tante manifestazioni che avverranno in città d'Italia e anche all'estero. Ho conosciuto Raffaele quasi 50 anni fa. 50 anni fa ci avviamo anche noi abbiamo una certa età, quando egli fu alunno di Raffaele, di Ettore Cuomo, il mio compagno di banco del liceo. Fummo alunni al liceo dal 50 al 55, poi tornammo nel liceo ad insegnare, poi ci allontanammo. Raffaele conobbe Ettore Cuomo negli anni 60 e ovviamente la sua, il suo insegnamento fu determinante per lui, come lui ha riconosciuto in tante occasioni. Quindi l'amicizia con Raffaele è antica. Quando a Sorrento c'era una scuola privata di alto spessore, oltre a Ettore Cuomo c'era l'indimenticabile suore Suor Angela, Suor Rosa, che dalle cui aule sono usciti grandi professionisti attualmente ancora presenti in mezzo a noi. Quindi ringrazio Raffaele di questa opportunità. Quando alcuni anni fa mi chiese degli appunti, delle notizie sullo sbarco dei turchi a Sorrento nel 1558, non immaginavo che poi avrebbe prodotto un'opera di tale mole, di tale complessità e di tale suggestività. Mi ero interessato dello sbarco di Sorrento quasi una trentina di anni fa, ma era un argomento su cui sempre ci ritornavo, e ci ritornavo nei contatti telefonici con Vincenzo Russo. Quindi poi Raffaele Russo comparve pochi mesi fa per affidarmi, come è stato ricordato, la correzione delle bozze. 420 pagine per due volte, quindi arriviamo a 800, oltre 800 pagine. Poi ho proceduto ad una terza lettura dell'opera in questi giorni, quindi siamo oltre un migliaio di pagine. Sono io che ringrazio Raffaele di avermi fatto il dono di leggere questo libro in anteprima, un libro, ripeto, suggestivo, importante, che sarà diffuso in tutta l'Europa e anche nel mondo, perché è un'opera che si apprezza non solo per la vastità delle conoscenze di Raffaele a noi ben note, ma si affermerà anche questo libro per il nome di Sorrento, che è già noto in tutto il mondo, ma che grazie a questo romanzo continuerà a circolare. Ricordo che questo avvenimento colpì i contemporanei. In una lettera che il cardinale Seripando inviò a Giulio Pavesi, vescovo di Sorrento, due personaggi ragguardevoli, il Seripando è molto noto, Pavesi giustamente, dice Raffaele, è un po' dimenticato, e i sorrentini dovrebbero dedicargli una statua insieme a quella di Torquato Tasso. In una lettera inviata da Salerno del 1558 al cardinale, al vescovo di Sorrento, si parlava di questo avvenimento, e che aveva portato tutti davanti. Ovviamente si riteneva allora che Salerno fosse stata difesa da San Matteo, da Sant'Andrea, mentre invece il nostro Sant'Antonino si era forse dimenticato, era arrabbiato, è ovvio, era arrabbiato con i sorrentini, e ovviamente il cardinale ricorda che Dio ha voluto perdonare a noi salernitani, ancorché non fossero peggiori di noi, come quei Galilei con i quali ho sopinato tanta crudeltà, non erano peggiori degli altri, e coloro sopra i quali cascò la torre in Sirce non erano peggiori degli altri che scamporno quel pericolo.
Il cardinale Siripanto conosceva bene Sorrento, perché da giovane aveva fatto un quaresimale nella chiesa degli Agostiniani a Sorrento. Poi la sorte volle che Giulio Pavesi, dopo un mese dall'incursione saracena, venisse a Sorrento. E quindi dallo scambio epistolare si nota l'attenzione sia di Pavesi per Sorrento, sia anche del cardinale. Pavesi fece molto per questa città, fece raccogliere a Napoli centinaia di ducati per il riscatto, se molti sorrentini furono riscattati, anche la Donnorso, per Ardino Donnorso, lo devono a Giulio Pavesi. Quindi è giusto sottolineare l'importanza di questo vescovo per la città di Sorrento. Abbiamo detto che è un romanzo storico, ovviamente il modello più alto, a voi ben noto, è quello dei Promessi Sposi. Anche Raffaele ha voluto usare la stessa tecnica e ha utilizzato parecchie fonti. Alcune sono state già ricordate. Ricordo in particolare la commemorazio de popolazioni civitatis sorrenti, cioè la descrizione di un saccheggio, opera di un anonimo, riportata dal grande storico Bartolomeo Capasso. Ricordiamo il Maldacea, storico Massaro Brenze. Ricordiamo un lamento conservato nel British Museum, il gran lamento e pianto che fa il popolo sorrentino di massa per essere presi, saccheggiati e morti dall'armata turchesca. Ricordo una descrizione anonima, non ancora pubblicata, conservata nell'archivio della Curia Sorrentina, la descrizione appunto di questo sbarco, è la vita di Sant'Antonino Abate. Quindi una documentazione enorme condotta sulle relazioni sant'Elimina dei vescovi di Sorrento al Papa, che io ho letto in gran parte e che mi fu fatta dono di queste relazioni da un grande sorrentino, il famoso Sposito, uno dei pezzi grossi della Curia Vaticana recentemente scomparsa. Ma poi ci sono fonti veneziane, fonti napoletane, fonti arabe. Raffaele dimostra in questo romanzo una profonda conoscenza del mondo arabo, centinaia di termini che noi abbiamo anche sottolineato nel libro in corsivo in modo da renderli più chiari. Raffaele spazia nel Mediterraneo, come avete potuto vedere anche dalle fotografie, da queste belle piante che sono state mostrate. Direi che il volume fatto da Raffaele è quello che in termine tecnico noi studiosi di letteratura antica e moderna chiamiamo ring composition. Che cos'è la ring composition? È una struttura d'anello. Raffaele parte da Sorrento nel 1558 e ritorna, il marino parte da Sorrento nel 1558 e ritornerà a Sorrento e per terminare la sua vita anonimo nel 1600. Quindi Raffaele ci porta da Sorrento dopo lo sbarco a Procida, da Procida verso le isole Eolie, dalle Eolie all'Epanto, da Lepanto in Turchia, e dalla Turchia andiamo a finire a Madrid. Tutto il Mediterraneo ruota, non c'è luogo allora importante che non sia tenuto presente, che non permetta a lui di fare delle digressioni, perché il romanzo è pieno di digressioni intelligenti, è pieno di discorsi di vari personaggi che si alternano durante la vicenda. E in questo ovviamente Raffaele da storico qual è, tiene presenti i grandi modelli classici, quelli di Erodoto, quelli di Tucidide, e per cui mette in bocca a delle persone le parole che verosimilmente avrebbero potuto dire. Quindi una ring composition affascinante, un mondo orientale che si incontra col mondo occidentale, una caratteristica sorprendente, un ruotare a 360 gradi del Mediterraneo. Il romanzo è avvincente e si lascia leggere per la capacità suggestiva delle descrizioni di paesaggi. La penisola sorrentina è molto descritta,
un'attenzione particolare la dedica a Raffaele, alla sua Sant'Agata, a Donna Divina, Angelina e altri personaggi minori, perché nel romanzo non ci sono solo personaggi maggiori, ci sono anche personaggi minori, maggiordomi, servi, schiavi, ognuno con il suo ruolo ben preciso, ben delineato. Ovviamente il personaggio principale è Marino Corleale, il padre Don Filippo invece è uno di quei personaggi, di quei patrizi boriosi, altezzosi, donnaioli, che hanno contribuito purtroppo alla rovina di Sorrento. Che cosa fecero i patrizi sorrentini pochi mesi prima del giugno del 1558? Rifiutarono un distaccamento che il vice re voleva mandare a Sorrento, perché si era saputo dagli informatori che questa flotta stava per giungere a Sorrento. Ma nel Parlamento sorrentino, ovviamente, in cui i patrizi avevano la suprema parte, e specialmente Don Filippo Camillo, che era Don Filippo Correale, che era primus, e ovviamente impedirono che questo distaccamento venisse a Sorrento. Perché? Perché avevano preoccupazione della situazione sociale, avevano preoccupazione di sborsare denaro. Questa fu la causa per cui Sorrento sarà poi saccheggiato enormemente dai turchi. Ma il saccheggio è avvenuto di più a Massalubrenza. Le cifre dei morti e dei rapiti ancora oggi sono difficili da delineare. Io e Vincenzo Russo abbiamo tentato, attraverso fonti del Mediterraneo, siamo giunti all'idea che a Massalubrenza ci furono sui 2000 tra morti e rapiti, a Sorrento invece sui 1400-1500. È logico che poi, come sempre avviene per le calamità, allora e oggi, e l'Aquila insegna, ovviamente i sorrentini cercarono poi di trarre da questa sventura emolumenti dalle autorità napoletane. Chi è il personaggio ovviamente su cui Raffaele dedica molto spazio? È Marino. Marino è un principe biondo, elegante, intelligente, affascinante, suscita sia a Sorrento sia nell'ambiente della corte ottomana le ammirazioni di tutte le ragazze e anche di Peri, anche del sesso ovviamente maschile. Ovviamente una cosa è l'ambiente sorrentino, un'altra cosa è l'ambiente della Turchia. Il Marino, cioè, educato a Sorrento da Costas, un ebreo che gioca un grosso ruolo nella formazione spirituale e in questa formazione del personaggio, perché lo accompagna sempre, lo accompagna fino in Turchia, poi alla fine lo salva nella famosa battaglia di Lepanto, lo difenderà col suo corpo e morirà mentre si salverà il nostro Marino, che però dovrà giungere nelle carceri terribili dell'Inquisizione spagnola, dove lì conoscerà ovviamente vari assistenti religiosi, ma quello che più contribuirà alla sua conversione, perché Marino passa dal cattolicesimo all'ebraismo, poi dall'ebraismo di nuovo al cattolicesimo, grazie a un padre gesuita giovane, un padre gesuita che sarà molto importante per lui, per la sua conversione religiosa. La mamma di Marino è una donna, è una marziale, ma i patrizi ovviamente fanno brutta figura, come sappiamo dalle fonti e come giustamente Raffaele ha insistito. Ripeto, sarebbero troppe le cose da dire, sarebbero tante le cose da dire, mi limito in quanto devono parlare altri illustri oratori. Questo romanzo è costruito bene, è stato sapientemente costruito. Qual è il messaggio finale che Raffaele Lauro consegna a noi e alle nuove generazioni? È il messaggio che sta portando avanti Papa Francesco, il messaggio della interreligiosità, cioè lo dice alla fine, nelle ultime pagine del romanzo, dice un personaggio: se il Dio unico degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani, il Dio dell'amore e della misericordia, perché
perché gli ebrei cristiani musulmani si combattono e si uccidono in nome di Dio, Dio non scende in guerra. Le religioni non combattono con le armi, sono gli uomini che subordinano il nome di Dio a interessi di potere, di dominio e di ricchezza. Strumentalizzano le religioni. Dio concede soccorso alla fede. Sono gli uomini a scatenare le guerre, a servire la religione, mentre dovrebbe essere il contrario. Ecco il messaggio che Raffaele ci manda. Noi di questo ci siamo grati. Ci siamo grati del romanzo in cui sapientemente Raffaele, per chi non lo conosce, dimostra un'immensa cultura, cultura storica, filosofica, cultura anche gastronomica. Per i vecchi orientali erano famosi per la loro cultura, una sapiente conoscenza non solo del mondo occidentale ma anche del mondo orientale. Il romanzo ovviamente è di lettura lenta, di lettura piacevole. Io gli sono grato e credo che anche la città di Sorrento non gli sarà mai abbastanza grato per quello che lui ha fatto. Io credo che sia il primo romanzo di Sorrento, grazie a Raffaele, Sorrento sarà più conosciuto nel mondo. Grazie Raffaele. È stato sottolineato anche a Roma da Monsignor Paglia, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, tant'è che il romanzo pare sia stato recapitato direttamente nelle mani di Papa Francesco, perché anche lui ha manifestato la volontà di leggerlo. Ora la parola va al professore Ettore Bruno, che ha avuto tra i banchi di scuola Raffaele, e se è vero che è la scuola, poi i primi anni di scuola, quelli che come dire avviano la formazione di una persona, certamente a Ettore Bruno va il merito di aver avviato Raffaele Lauro nella giusta direzione. Prego, professore. Nella cornice degli eventi che interessano
dapprima l'area sorrentina, per ampliarsi poi via via che il cammino del Codreale si fa sempre più impegnativo, a quella europea, o più precisamente non tanto a quella occidentale, dove le grandi trasformazioni che caratterizzarono il XVI secolo segnano un contributo decisivo, il contributo decisivo della riforma protestante alla nascita del mondo moderno, quanto assai più a quella mediterranea. Salvatore Ferrato ha già accennato alle fonti di questo lavoro, che peraltro Lauro ha ampiamente consultato. Quando parlo di fonti intendo alludere non soltanto alla lettura della grande storiografia italiana ed europea o alla saggistica prodotta da amici, peraltro, da Salvatore Ferrato, da l'impianto indimenticabile Benito Iezzi, sarebbe stato salato. Vincenzo Russo, a Fabrizio Guastafieri, ma un ampio lavoro di scavo delle fonti originali, quali le relazioni degli arcivescovi di Sorrento al Papa prima e dopo il saccheggio del 13 giugno del 1558, i documenti anche anonimi ritrovati nell'archivio vaticano e nell'archivio della diocesi di Sorrento, quei veri e propri capolavori, talvolta anche letterari, di analisi sociale, che sono le relazioni degli ambasciatori veneti, gli atti notabili delle successioni ereditarie dei morti presunti, le petizioni di Pianesi ai viceré di Napoli alla corte di Spagna contro i soprusi fiscali dei nobili sorrentini, i dispacci segreti del Gran Visir, gli atti del Concilio di Trento e le sue fotografie. Ora, grazie a questo faticoso lavoro di scavo di un'ampia documentazione originale che l'acqua ha potuto ricostruire, da un lato alcuni momenti caratterizzanti della realtà sociale di Sorrento, gli stili di vita, della quotidianità della sua comunità e dall'altro lato modalità della sua vita politica e del ruolo che vi ebbero i ceti nobiliari quali ceti detentori del potere sociale. Segnalerei qui, sul primo punto, le pagine di Sorrento di Romans che illuminano alcuni aspetti di quella che si potrebbe definire la cultura materiale di Sorrento e della penisola sorrentina, quali ad esempio le pagine dedicate alla cultura dell'arancio, negli ampi cortili dei casali del piano o nei luminosi giardini interni dei palazzi signorili o nei terrazzamenti sulle colline, o quelle dedicate alla valorizzazione dei sapori della cucina delle famiglie benestanti che il sugo agrodolce di questi frutti aveva determinato, o a quelle dedicate alla cottura del pomodoro e del limone, o ancora quelle dedicate alla vendemmia sorrentina, dalla conservazione delle uve nella frescura delle ampie cantine di tufo alla picciatura da parte di uomini e ragazzi scalzi e mai da parte di donne, fino alla fermentazione e maturazione entro botti di legno dei mosti, insomma lo spazio dedicato ai colori, ai profumi, ai sapori e perfino alle particolarità di talune pietanze
penso ad esempio agli scagliucci di Donna Titina. Ma forse infine c'è un dato che va sottolineato ed è l'attenzione prestata dall'autore alla struttura della cucina e della dispensa delle dimore gentilizie, a cominciare da Palazzo Correale, sistemate negli spazi sotterranei. Evito purtroppo di leggere una pagina bellissima di Lamo a questo proposito, che è molto bella, che vi raccomanderei di leggere, ne leggerò un'altra più avanti. Ma le pagine indubbiamente, a mio giudizio, più significative e più importanti del romanzo di Lauro sono quelle dedicate alla vita politica di Sorrento, alla vita politica della penisola sorrentina e dal ruolo primario in essa tenuto dal ceto patrizio, a cominciare dai due capitoli, ampi capitoli, dedicati all'assalto turco a Massalbrenze e al sacco di Sorrento, fenomeno peraltro dimenticato dalla memoria dei sorrentini, nei quali racconta con ampiezza di particolari la tragica giornata del 13 luglio del 1558, allorché le città per un'intera giornata furono orrendamente saccheggiate e devastate, e la sua comunità fu sottoposta ad ogni sorta di violenze, di uccisioni e di stupri. Di questa esperienza l'autore individua le responsabilità, sviluppando anzi un'analisi severa dell'inettitudine e della stoltezza della classe dirigente della città, che di fronte al pericolo immane rappresentato dall'avvicinarsi lungo le coste calabre di una flotta di 300 galee turche, rifiuta perfino il soccorso offerto dal viceré di Napoli di una guarnigione di 200 soldati spagnoli per non sottoporsi all'opera e alle spese dell'alloggio e del mantenimento, favoreggiando il Filippo Correale, esponente di questo ceto dirigente, di una sorrente inespugnabile, naturalmente difesa dalla natura e dalla spada della sua nobiltà. Ma soprattutto va, a mio giudizio, riconosciuto a Raffaele Lauro il merito di avere sollevato in poche ma dense ed illuminanti pagine il tema delle classi dirigenti e del buon governo, che è peraltro tema cruciale non soltanto della storia di Sorrento, ma è tema cruciale della storia di tutto il nostro Mezzogiorno, disegnando uno straordinario profilo morale e politico del ceto dirigente della Sorrento del XVI secolo. In un capitolo del suo libro, Raffaele Lauro mette sulla bocca del conte Filippo Correale, padre di Marino, un'immagine del proprio cito, un'immagine forse, se si vuole, anche eccessiva, ma che tuttavia ne coglie aspetti caratterizzanti, quali la tendenza ad accapigliarsi e a litigare per dividersi gli avanzi fiscali di Sorrento e a difendere a muso duro le rendite e i balzelli del piano quali concessioni reali,
confermate con documenti ufficiali che nessuno dichiara il conte Filippo Correale può osare disattendere o contestare. E più avanti, ne delinea la concezione del potere politico come mero strumento per il perseguimento e la realizzazione dei propri interessi personali e di cito. E c'è questo passo che vorrei citare, anche se breve e esteso, in cui Filippo Correale dice a figlio: quanto a te, figlio inesperto, devi sapere che un uomo di bene non ha bisogno di capire, deve solo saper dare comandi, deve riuscire a cavare il meglio per sé da ogni occasione. Soltanto così potrà prosperare e rafforzare la sua autorità. Il popolo va disciplinato, non capito. Il capirlo è inutile perdita di tempo. Non congegnare a chi governa. Chi guida deve solo riuscire a farsi seguire. Non può congegnare come fanno gli editti. Lascia queste bagatelle ai regni. L'esercizio del potere non è argomento da simposio delle muse, piuttosto scontro tra cavalieri. Per questo ti ho assegnato un abile maestro d'arte. Che sono tutti questi dati destinati a sopravvivere assai oltre la scomparsa dei ceti nobiliari, trapassando nel costume delle nuove classi dirigenti di matrice borghese e piccolo borghese, fino a diventare aspetti strutturali ed immodificabili della vita politica ed amministrativa delle province meridionali e dell'Italia unitaria e della stessa Repubblica Democratica. Le pagine famose di Gaetano Salvemini sulla piccola borghesia intellettuale, la denuncia della piaga devastante rappresentata della vita politica delle regioni meridionali, rappresentate dal suo malcostume politico, ripropongono talune delle annotazioni di Raffaele Lauro più sopra ricordate. Religiosa e politica del protagonista, la seconda metà del Cinquecento presenta molteplici aspetti, a cominciare dallo scontro nel Mediterraneo delle due grandi potenze allora dominanti, la Spagna di Filippo II e l'Impero Turco di Solimano il Magnifico. Fino di cui è il momento estremamente importante la battaglia di Lepanto, nella quale peraltro Marino Correale è tra i principali protagonisti. Io mi avvio alla conclusione sottolineando che i due colossi rivali che si fronteggiano nel Mediterraneo, a parte la diversità delle fedi religiose, che sono l'islamica e quella cattolica, intendo dire quella cattolica nella sua versione controriformistica, propria della controriforma cattolica, a parte questo, questi due grandi imperi sono entrambi grandi imperi dispotici, che poggiano, direi, le loro strutture sul ruolo dominante
tenuto dalla nobiltà feudale di qualche modo. E entrambi poggiano sulla nascita e il rafforzamento della struttura burocratica che si allarga, si amplia, si consolida attraverso la vendita, la venalità degli uffici. E come non osservare a questo proposito che da questo punto di vista tutt'altra è la storia dell'Europa occidentale. Sotto questo profilo il Cinquecento ha segnato il distacco, la separazione dell'Europa mediterranea e dunque dell'Italia e del Mezzogiorno d'Italia dall'Europa, consegnandole per secoli a venire a vivere nelle strutture politiche ed economiche del passato. Concludo con qualche considerazione che non posso credo non fare questa sera sul protagonista del romanzo. Marino Correale è esponente nella raffigurazione del romanzo della famiglia più cospicua della nobiltà sorrentina. Viene catturato nella giornata campale del 13 giugno del 1558 e trasportato ad Istanbul, si converte all'Islam, sposa la nipote di Solimano il Magnifico, la principessa Yasdim, è protagonista di esperienze politiche importanti, tra cui quella compiuta nella Repubblica di Venezia, dove svolge peraltro un ruolo importante al servizio del Gran Visir, partecipa alla battaglia di Lepanto, dove viene fatto prigioniero e trascinato a Madrid, e dopo il giudizio del Tribunale della Santa Inquisizione viene imprigionato nel carcere dell'Escoriale. Si riconverte al cattolicesimo, diventa frate monaco benedettino e negli ultimi suoi anni si rifugia ammalato, in incognito, nel oratorio del Sant'Agrippino di Sorrento. Personaggio, e con questo concludo, contraddittorio, Marino Correale, personaggio contraddittorio, perché per un verso egli è il prodotto totale dell'invenzione narrativa dell'attore, o per essere più precisi l'incarnazione retrodatata fino a mezzo del Cinquecento di una convinzione molto fortemente radicata nella mente e nella coscienza dell'amico Lauro, secondo la quale le grandi religioni monoteiste, la cristiana, l'ebraica e l'islamica, potranno uscire da un conflitto sanguinoso e distruttore protrattosi nel tempo e convivere in pace soltanto quando saranno sottratte a interessi di potere, a interessi di dominio e di ricchezza. Sotto questo profilo, le ultime parole di Marino Correale, il suo testamento spirituale, sono il manifesto delle convinzioni e del pensiero politico dell'autore di Sorrento de Lourdes. Ma per l'altro verso, Marino Correale è l'erede del ceto da quale proviene. Considera il lavoro ed il commercio come propri soltanto gli animi impegni,
E dunque vede nella spada e nella guerra la sola occupazione dignitosa, ha compiuto sotto la guida del suo maestro d'armi la sua preparazione di spadaccino, ha superato le prove per ottenere la nomina a cavaliere, attende di entrare come cavaliere nella corte del re di Spagna, di Filippo II. La conversione all'Islam nulla cambia nel profondo delle sue convinzioni, solo che invece di cavaliere del re di Spagna egli diventa giannizzero di Solimano il Magnifico. Quando si converte si riconverte al cattolicesimo ed entra in un monastero benedettino, neppure allora cambia il mondo dei valori e delle convinzioni di Marino Correale, nel senso che egli si sposta soltanto sull'altro versante di quelli che erano gli stili e i modelli di vita della nobiltà dalla quale proviene. Il monastero era il destino dei figli cadetti, che percorrevano ovviamente una carriera direttiva nelle strutture ecclesiastiche della Chiesa Cattolica, o era la confessione del fallimento delle proprie convinzioni. In realtà, e con ciò concludo, per molti versi, a mio giudizio, Marino Correale è un personaggio emblematico. Direi anzi, con Emerson, un personaggio rappresentativo del mondo e del tempo storico nel quale Lauro lo fa vivere. Rappresenta i tratti del quadro dell'Europa mediterranea, una serie di eventi senza storia, senza discontinuità e senza fratture, immobile nelle sue strutture politiche e nelle sue strutture economiche. Grazie. Ambizioso ovviamente in senso puro.
e quindi nel momento in cui prende come punto di riferimento un'operazione letteraria, prende come riferimento un gigante della letteratura che è Alessandro Manzoni, e lo fa in maniera molto, molto chiara, molto evidente, anche molto esplicita, non solo partendo da un inizio privato e concludendo con un inizio privato. Tra parentesi, ringrazio, sono stato fortunato perché io il libro l'ho finito ieri sera, quindi sapere il finale della consegna della statua, meno male che l'ho letto prima, quindi come dire, avete saputo anche come finisce il libro. Prende appunto, ripeto, Alessandro Manzoni come punto di riferimento e lo fa sia sul ragionamento privato ma anche sulle tecniche. Per esempio all'inizio dei Promessi Sposi c'è la descrizione del lago di Como, qui c'è la descrizione del valore dei mulini che va verso, quindi lo fa in maniera molto, come dire, molto netta, molto specifica. Allora, lui è un uomo colto, io sono un uomo sincero, perché devo confessare a voi e anche e soprattutto agli studenti che sono in fondo il mio odio profondo nei confronti di Alessandro Manzoni. E credo che quest'odio tutti quelli che hanno fatto il liceo, almeno il 90% ce l'ha, non l'ho mai confessato, ma la verità vera è che quell'autore da un lato, come dire, ci ha mascherato per anni tutta la grande letteratura russa dell'Ottocento, tutta la grande letteratura inglese, tutta la grande letteratura francese. Per onestà devo dire che poi l'ho riscoperto in una seconda fase. A Sorrosa mi ha anche spiegato che era un rivoluzionario, ma questi sono i misteri delle critiche comuniste. La verità è che noi studenti diciottenni, oramai è passato tanti anni, uscivamo da due grandi opere, uscivamo dalla forza della guerra dell'Iliade e dal meraviglioso del viaggio dell'Odissea. Allora, detto questo, adesso, come dire, credo che ho messo un po' di curiosità per dire come me la cavo a parlare bene del romanzo, avendo detto che il suo punto di riferimento è come dire, non mi è piaciuto. Perché una sola cosa non posso fare, non posso dire che Raffaele Lauro è meglio di Alessandro Manzoni. Allora proviamo a uscircene da questo labirinto. La prima cosa che posso mettere, diciamo, fuori di questo romanzo è la cosa più semplice, che questa è la mia storia, cioè questa roba qui parte da quello che io ogni mattina vedo. La mattina scendo dal Pantanasso attraverso quel pezzo del valore dei mulini che è rimasto, e quindi, come dire, faccio esattamente lo stesso percorso che fanno all'inizio, la contadina, scusatemi, io non mi ricordo più i nomi, anche perché se andate a vedere in coda troverete che i nomi sono circa 3.000, quindi scusatemi se io non me ne ricordo tutti. Molti anni. E peraltro molti anni. Allora, il primo elemento è che io, appunto, attraverso la stessa strada del protagonista. Allora, qui, come dire, si può fare un primo gioco su questo libro, perché io penso che poi il libro debba avere un piacere del testo. Il primo gioco che si può fare con il libro è leggerlo e fare i percorsi, mettersi negli occhi di un sorrentino del Cinquecento e attraversare la città esattamente con quegli occhi. Quindi questo è un primo gioco che si può fare su questo libro. Cerchiamo di evitare, come dire, la parsimonia dei sorrentini di allora, che evitarono di pagare una guarnigione e furono saccheggiati, ma tutto il resto si può fare. Quindi una prima operazione che si può fare. E mettersi negli occhi, diciamo, dei sorrentini di allora significa anche, quasi come me si è molto ben sottolineato, il problema storico, ma poco il racconto del personaggio. Mettersi negli occhi di allora significa anche mettersi negli occhi di un rinnegato.
Ora questo, nel libro ci sono tanti punti di riferimento con l'oggi, provate a capire però che cos'è oggi un rinnegato. Un rinnegato sono quegli americani che noi leggiamo che si sono convertiti alla Chiesa. Non è un personaggio proprio, come dire, fantasticamente positivo, e soprattutto l'interrogativo che bisogna porsi è perché un uomo dentro una cultura profondamente occidentale, profondamente fatto in una certa maniera, finisce dall'altra parte e finisce a combattere. Perché io poi, sempre mettendogli con gli occhi di allora, capisco perfettamente, come dire, l'afflato della cultura della tolleranza, ma vedo anche con gli occhi di allora il sangue di Lepanto. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere questo libro e utilizzarlo come se fosse un qualcosa che ci ricostruisce Sorrento. Dobbiamo farlo, e soprattutto come qualcosa che ci dà le storie di Sorrento. Ora guardate, su questo c'è un, secondo me c'è un bel problema, perché in questi ultimi tempi noi ci stiamo, come dire, affannosamente dando uno sport nazionale, e questo sport nazionale è quello di cancellare la nostra storia, la nostra memoria. Postiamo dentro internet le nostre fotografie private da credo anni, per cui stiamo costruendo immense banche dati inutili, e stiamo invece con grande ferocia per certi aspetti cancellando le nostre storie, non le nostre memorie personali. Allora, la seconda funzione di questo libro sta qui, è una sorta di messaggio nella bottiglia, è una sorta di elemento che dice: attenzione, le strade lungo le quali camminate, i palazzi lungo i quali passate, i luoghi fisici nel quale vivete non sono vostri, sono in realtà frutto di una storia e di un qualcuno che li ha costruito, qualcuno che l'ha vissuto, qualcuno che, come dire, è stato prima di te. Perché dico che è importante questo ragionamento sulla memoria? Perché è l'unico modo che mi permette poi di fare un ragionamento sul futuro. Perché se io so che questi luoghi sono luoghi non indifferenti, ma sono luoghi carichi di volti, di personaggi, di parole del passato, so anche che devo conservarli in una certa maniera. Se non sono miei, devo semplicemente, come dire, avere il... Io sono in prestito questi luoghi. È una cosa che sia in prestito va tenuta con più attenzione rispetto alla propria persona. Terza cosa, e poi giuro concludo perché ho promesso di essere breve. Questo libro va letto con lentezza. Allora, io mi comincio sempre più a convincere che la velocità è un imbroglio, nel senso che abbiamo accelerato i tempi e non abbiamo, e abbiamo rallentato la storia, mettiamola così. Chiamiamo ogni giorno con i nostri cellulari per sapere cosa caliamo a pranzo oppure a che ora torniamo a casa, ma il fatto che ci sia una strada che ferma da 12 anni non è più un problema. Quindi abbiamo accelerato i nostri tempi personali e rallentato la storia. Abbiamo quasi la compulsione della contemporaneità. Facciamo una cosa, la dobbiamo mettere in Facebook o in qualunque altra cosa. Non solo né in Facebook né in qualunque altro sistema. Cioè, mi sono dato alla latitanza. Anche qui, ma questo sarebbe come dire occasione di un altro ragionamento. La conquista della privatezza fu la straordinaria conquista della borghesia.
cioè si chiudeva la porta di casa e io ero libero a casa mia. Il fatto che noi questa libertà l'abbiamo, questa privatezza l'abbiamo completamente consegnata a banche dati che non sappiamo nemmeno dove vanno a finire l'altro giorno. Ma questo, scusatemi la premessa. Allora, questo libro va letto con lentezza. Va letto con lentezza perché attraversa una storia, ma attenzione, Raffaele poteva farla con due o tre personaggi, perché di solito si fa così nei libri. Se voi andate da un editore, la prima cosa che vi fa, vi comincia a tagliare i personaggi minori, perché vi dice il libro è di difficile comprensione, la prima cosa che fa. Poi invece Raffaele prende, diciamo, questo libro e lo, come dire, semina personaggi. Semina personaggi, semina storie, intreccia tanti piani letterari, perché intreccia il piano storico, il piano della vicenda personale, il piano del qua dentro c'è per esempio la parte che mi ha divertito molto, è una straordinaria spy story, perché c'è tutta una roba, diciamo, su Venezia, sull'incrocio di Venezia, le corti italiane, non riveliamo, facciamo leggere. Ma dell'Eros, per esempio, l'altro elemento che ho trovato molto interessante nel libro sono i personaggi femminili, che per certi aspetti sono quasi più importanti di quelli maschili, perché succede una cosa classica: gli uomini fanno, ma le donne consigliano. Quindi sostanzialmente quello che fanno tutti i personaggi, o quasi tutti i personaggi, sono mosse da personaggi femminili. Quindi questo libro va letto con grande attenzione e con grande lentezza. Su questo diceva Torino, non ve lo prendete come una cosa da fare rapidamente. E quindi è anche un segnale nei confronti della velocità dentro la quale noi ci troviamo, di fermarci un momento, leggere questo libro con calma, magari ci metteremo un mese, ma meglio metterci un mese per leggere un libro del genere piuttosto che fare tante altre cose. Adesso la dico, meglio leggere questo libro che vedere un po' di televisione. Quindi questo l'ho detto, è la mia confessione, c'è un punto della RAI che spero non abbia ripreso questo pezzo, e quindi dico veramente buona lettura, grazie. Eppure Sorrento di Romance è un'opera così eclettica
da prestarsi ad una miriade di chiavi di lettura diverse e al tempo stesso di fornire mille diversi spunti di riflessione. Come dicevo, l'ho letto da sindaco e non ho potuto fare a meno di cogliere la capacità della nostra città e più in generale dei sorrentini di non avvilirsi nemmeno di fronte a grandi sciagure e di non arrendersi neanche in periodi di grande difficoltà. È una caratteristica quest'ultima che a distanza di 5 secoli rispetto ai fatti che sono elegantemente raccontati dal senatore Lauro è rimasta costante nel tempo e che oggi ancora più che in altre circostanze, vista la difficile congiuntura finanziaria, mi sembra di grande attualità, perché capace di esprimere ottimismo e fiducia in un futuro migliore. Anche grazie alle pagine del romanzo, io mi sento di poter dire a tutti, coraggio, ancora una volta ce la faremo. Ed aggiungo che ce la faremo grazie anche al rilevante apporto di quella cultura che proprio 500 anni or sono, grazie alle opere del nostro celebre concittadino Torquato Tasso, regalò prestigio e fama al nostro territorio. La pubblicazione di Raffaele, insomma, a dispetto della sua connotazione storica e del fatto che riferisce di fatti avvenuti nel XVI secolo, dimostra la sua attualità non solo per la disamina delle nefandezze che accompagnano oggi come allora le guerre di religione ed in particolare il conflitto tra la civiltà islamica e quella occidentale, ma anche per altri aspetti. Mi piace però soffermarmi su un altro aspetto che l'autore del libro ha voluto con modestia far comprendere con l'elaborazione di una serie di schede di approfondimento che non fanno parte dell'opera, ma che saranno divulgate nel mondo di internet. Nelle pagine del romanzo storico di cui parliamo è nascosto un raffinato progetto di marketing territoriale. Così, come è abituato a fare in ogni ambito, Raffaele Lauro non ha scritto nulla per caso. Ferma restando la loro verosimiglianza, infatti, la scelta dei luoghi dove ambientare il racconto, così come quella delle rotte seguite dalle navi e quella dei tracciati sui quali si sono incamminati i protagonisti, non sono casuali, ma si inseriscono in un percorso volto ad individuare affascinanti itinerari turistici. Stesso discorso vale per la scelta delle pietanze e dei cibi, che non sono solo meticolosamente descritti, ma che celano la volontà di disegnare un ben preciso itinerario enogastronomico. Il fatto che Sorrento Romance rientri in un ambizioso disegno di marketing territoriale è testimoniato dal fatto che presto, come mi ha confidato lo stesso autore, attorno ad esso e dei suoi significati sarà disponibile un sito internet, con testi multilingue e con l'ausilio di audio e video particolarmente suggestivi, grazie al quale chiunque, una volta di più, avrà modo di cogliere le bellezze paesaggistiche, architettoniche e monumentali della nostra terra e con esse anche la portata delle eccellenze espresse dai prodotti locali, tanto in ambito agricolo, quanto sul fronte enogastronomico, quanto ancora nel settore dell'artigianato. E mi riferisco alla sollecitazione fatta da Tonino Pane. Dovremmo tutti, insieme specialmente agli storici sorrentini e alla Chiesa locale, studiare, approfondire ed organizzare un evento che spieghi la figura del vescovo Giulio Pavese. E ringraziato di quanto ha fatto per la nostra Sorrento. Vorrei, anzi dovrei, aggiungere di più, ma non credo sia il caso di abusare oltre della vostra attenzione. Questo non mi impedisce però di ringraziare quanti ci hanno gratificato con la loro presenza, i relatori che sono intervenuti, ma anche ed è d'obbligo ringraziare i relatori che hanno partecipato alla presentazione al Senato a Roma. Lì mi sono sentito orgoglioso di sentire parlare di Sorrento nella nostra capitale. Ma per ringraziare soprattutto Raffaele Lauro, che con Sorrento di Roma
migliori verso la nostra amata. Voglio solo aggiungere una cosa, proprio per assecondare quello che diceva il sindaco pochi minuti fa, che il professore me lo ha detto adesso, che sulla figura del vescovo Giulio Pavesi lui sta preparando una biografia che a breve dovrebbe essere data alle stampe. Si può partire proprio dalla biografia poi per sviluppare un discorso di, come dire, di riconoscimento di questa figura per la città di Sorrento. Grazie a tutti della pazienza.